Erika inizia a canticchiare quando è bambina. Da quando nel coro parrocchiale del suo paese natio, Auronzo di Cadore, le fanno fare la solista a soli 6 anni. Da lì il percorso è intenso e ricco di traguardi, formazione, studio, tanta gavetta nei locali e a 14 anni le sue prime canzoni. Ma nel 2002 arriva la svolta, con l'incisione del disco Piccole storie d'Africa, con testi tratti dal libro di Don Saverio Fassina, da cui la canzone di Luciano che stiamo ascoltando in sottofondo. Seguono altre collaborazioni e nel 2007, con Renato Nota, Erika incide Dietro ogni crepa di muro, disco d'esordio con brani di successo come Anita e La girandola. Collabora con nomi del calibro di Giusto Pio, arrangiatore di Franco Battiato, partecipa a numerosi concorsi, con la vittoria nel 2008 del premio Da Ponte, premio SIAE per il miglior testo, e il premio Botteghe d'autore lo scorso anno. Erika però ha continuato a scrivere, anzitutto, infatti stai già lavorando ad un prossimo disco, e allora ti chiediamo come nascono i tuoi testi, ma soprattutto quali sono i messaggi di fondo che vuoi un po' così trasmettere con le tue canzoni, con la tua musica. Allora, come nascono le canzoni? Nascono nei modi più vari, infatti ogni canzone ha la sua storia. Possono nascere da un incontro, come il caso di Anita, che è una delle canzoni più conosciute mie, può essere da un'immagine, da un sogno che magari mi è venuto di notte o da un'intuizione, eccetera. In genere poi tantissimi mi chiedono: ma viene prima la musica, viene prima il testo, come funziona? Anche qui ogni canzone è un caso particolare, quindi può essere che io appunti qualche frase in treno, magari pensando, guardando fuori dal finestrino, oppure che mi venga una melodia e ci appiccichi sopra le parole come si fa con i panni da stendere. Quello a cui tengo di più in genere è il far sì che chi ascolta si fermi per un attimo a domandarsi che cosa sta facendo e a porre attenzione alle cose piccole che spesso passano inosservate. Questa è una delle tematiche più ricorrenti nelle mie canzoni. E spesso le cose inosservate sono anche a volte le persone magari più deboli o comunque dimenticate, che restano ai margini e di cui spesso si finisce per non accorgersi, insomma. E nell'attesa del prossimo disco, al quale Erika sta lavorando, un inedito lo ascoltiamo subito insieme. Si intitola Trema la trama. Il collezionista di rumori muore di estasi durante un temporale. L'uomo che non sapeva allacciarsi le scarpe raccoglieva tutte le orme al suo funerale. La vecchia con calze di seta annoda il suo tempo con l'uncinetto per donarlo alla figlia con l'aquilone che lo getterà via per dispetto. Il domatore di canarini raccoglieva i canti in barattoli di vetro, furono presi in prestito da dei bambini, poi venduti all'asta a un pittore sordo muto. L'anziano custode del sipario aspetta tranquillo la sua ballerina questa sera. Lui le donerà una rosa e nulla nel mondo sarà come prima. Trema la trama, s'affila dall'occhio turchino, portava il vento in spalla su una gerla per portarlo in dono allo spazzacamino che aveva perso la testa per una merla. L'accordatore di pianoforti guariva i bisticci di tutto il paese finché vide nel cielo un grande aquilone. Lui chiuse gli occhi e infine comprese che trema la trama, s'affila la lama che taglia la lana al chiaro di luna. Trema la trama, s'affila la lama che taglia la lana al chiaro di luna. Trema la trama, s'affila la lama che taglia la lana al chiaro di luna. Trema la trama, s'affila la lama che taglia la lana al chiaro di luna.
E questo è un po' il percorso musicale e artistico di Erika fino a qua, poi verremo insomma i progetti futuri magari o a cosa stai lavorando. Però sei reduce, sei appena rientrata da un viaggio molto entusiasmante, molto particolare anche, che era faceva parte di un progetto che si chiama Portaparola. Ecco, ce ne parli un po'. Allora sì, il progetto Portaparola nasce da un'idea di Sandro Petrone, che è un giornalista del TG2 che appunto probabilmente conoscete, che fonda questa associazione che si chiama Ambasciatori in Musica. Patrocinato dal Ministero degli Esteri, è un progetto che si pone l'obiettivo di esportare la musica di qualità all'estero, di artisti però sconosciuti o quasi, insomma, soprattutto all'estero. Chiaramente se si invita Battiato o Laura Pausini all'estero, anche per gli istituti di cultura, per le ambasciate, per le università estere, diventa un costo molto elevato. Invece esportare magari artisti come me, come altri che sono stati magari anche premiati, valorizzati anche in ambito nazionale, però non sono conosciuti come la Pausini, ha anche dei vantaggi insomma di questo tipo. E niente, io ho fatto questo viaggio, è partito il 13 di ottobre dall'Islanda, ho toccato l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia, la Bielorussia e il Kazakistan. Ho fatto 6 città in tutto ed è stato entusiasmante perché al pomeriggio incontravo gli studenti delle università, facevo una specie di lezione concerto sul mio rapporto con la lingua italiana e con la cultura italiana e anche veneta, con una piccola insomma digressione sulla tradizione veneta, e poi la sera facevo i concerti. Per i primi 2 paesi ero da sola, chitarra voce, poi a Riga, la capitale della Lettonia, mi ha raggiunto Enrico Pagnin, che è il clarinettista che lavora con me, e insieme in duo appunto abbiamo fatto le altre tappe. A questi ragazzi, in sintesi, che cosa raccontavi? Allora, io cominciavo con una digressione sulla varietà territoriale e culturale dell'Italia, che poi si trasferiva poi anche nella varietà linguistica, quindi su tutti i dialetti che caratterizzano il nostro paese, le diversità appunto linguistiche, anche con giochi di imitazioni dei vari dialetti che suscitavano l'ilarità generale degli studenti appunto stranieri. E dopo questo entravo un po' nel vivo del mio rapporto con la lingua italiana, quindi di come nasce una canzone, di come le parole possono diventare strumento dell'espressione artistica, delle peculiarità della lingua italiana, cioè di che cosa veramente arricchisce le canzoni ed è tipico della lingua italiana magari rispetto ad altre lingue, di quelli che possono essere i limiti magari della scrittura in musica con la lingua italiana e dell'evoluzione che la lingua e quindi anche la musica attraverso di essa ha nel tempo e appunto è nello spazio, nel momento in cui si apre all'estero. Erika, tu hai incontrato questi ragazzi in momenti appunto organizzati e anche artisticamente crediamo insomma belli, però hai avuto modo anche di respirare il clima che si vive in questi paesi e che vivono queste popolazioni. Ecco, che cosa ci puoi riportare? Ma ho trovato nei paesi baltici una grande voglia di riscattarsi e di crescere, perché naturalmente sono paesi liberati dall'impero sovietico da non molto tempo e quindi che stanno ricostruendo la loro storia passo passo, insomma con una grande grinta. Ho trovato molto più difficile la situazione in Bielorussia e in Kazakistan, sia da un punto di vista sociale che soprattutto da un punto di vista politico, per quanto io ci sia rimasta 3 giorni, insomma, e quindi situazioni molto più delicate e difficili. È come, certo, passando dall'Islanda, paesi baltici, e poi finendo in Bielorussia e in Kazakistan, mi sembrava un po' di scendere la china anche della democrazia e del benessere sociale, perché più andavo nelle tappe successive, più rimpiangevo quelle che avevo appena lasciato da questo punto di vista, quindi è stato interessante. Il suo rapporto con il territorio, con la tradizione, con la cultura popolare. E allora quale miglior canzone di Panain, tratto dalle narrazioni natalizie della nonna? Siese, il mascio torna per 3 giorni sulle case.
luogo e coi botti del granel. Cos'è freddo non darmi sciogo, niente falsa ne resta. E poi tappa di brusa lento insieme ai altri del salghier. Cos'è marcia te va di denti che se già san casse. Se fai ve va garbin, tote sacco e va il moin. Se fai ve va in montagna, torna in rio che il bel se bagna pane. Di questa speciale tournée Erika serba nel cuore molti souvenir, fatti di sguardi, sorrisi, angoli di città, suoni regalati ed emozioni ricevute. E un souvenir è anche quello che lascia a noi, attraverso le parole di questo brano, un inno alle piccole cose che lei ama raccontare e ai viaggi dell'anima e della musica. La terra dei poeti sa di sabbia e vento.